Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Bentornati nel mio canale, oggi faremo un unboxing. Ho ricevuto questo pacco da Etna Caffè. Etna Caffè è un'azienda che si trova in provincia di Catania, proprio alle pendici dell'Etna, e da più di 10 anni produce caffè. Il padre Nicola e adesso soprattutto la figlia Giorgia hanno appunto sviluppato questo brand di caffè che mi ha fatto questo graditissimo omaggio. Come sapete, a me fa piacere assaggiare caffè nuovi e anzi è quello che vi consiglio sempre di fare. Non fossilizzatevi sui soliti brand, quelli più famosi, ma divertitevi a scoprire e assaggiare piccole torrefazioni di cui l'Italia è piena e che tante di queste fanno dell'ottimo caffè, veramente dei caffè molto particolari. E il bello di avere queste macchinette che abbiamo tutti noi, quindi a cialdo e a capsule, è quello di scoprire le piccole torrefazioni che magari fanno dei caffè speciali che posso incontrare il nostro gusto. Questa piccola torrefazione Etna Coffee adesso è gestita soprattutto dalla figlia Giorgia, che ne ha dato un grande slancio per quanto riguarda la vendita online e soprattutto la produzione di capsule. Ho visto il loro sito e fanno un po' caffè e miscele per tutte le compatibilità, quindi andate anche voi a dare uno sguardo, ho visto i prezzi sono molto competitivi. Ma adesso andiamo ad aprire il pacco perché sono molto curioso di vedere cosa c'è. Bene, allora troviamo 12 capsule per Espresso Point e ci sono le tre miscele che loro producono, che sono l'espresso crema bar, l'espresso vellutato e l'espresso aromatico. Qui sempre per le Point. Una mega brochure. Ecco, come vedete fanno compatibilità per tutte le macchinette principali: Dolce Gusto, Nespresso, S, Espresso Point a modo mio, Caffida, Limono System, Fiorfiore, Bialetti, oltre ovviamente le cialde. Poi fanno anche il grani, il macinato e anche il kit di accessori. Poi vediamo cosa c'è. Queste sono per le Dolce Gusto a modo mio, Nespresso, cialde, Dolce Gusto ancora, cialde a modo mio e Nespresso. Quindi sono dei tanti piccoli assaggi per tante compatibilità. Infatti nel documento di trasporto c'è appunto indicato che sono dei kit degustazione, quindi troverò all'interno tutte e tre le loro miscele. E poi me le hanno mandate in più formati, tanto lo sapete, io di macchinette ne ho tante, ho modo di provarle su ogni macchinetta. Andiamo a aprire. Eccoli qua, questo è un Nespresso. Mi viene voglia di provarle subitissimo. Ora vado di là e mi faccio un caffè. Bene. Come vi dicevo, vi rimando al loro sito per dare uno sguardo ai loro prodotti. Io non li ho assaggiati, ma lo farò presto. E devo dire che comunque in Sicilia, con l'avvento delle capsule e delle cialde, ci sono tanti produttori famosi che si sono appunto dedicati e specializzati a questo mondo. Mi viene in mente i grandi come Pop Caffè, Tola Caffè, il marchio Gattopardo. Ma come vedete ci sono anche delle torrefazioni più piccole che sicuramente faranno dei prodotti speciali. E vi ripeto, assaggiate e trovate il vostro caffè preferito. Il caffè è una cosa soggettiva. E solo assaggiando troverete quella che fa più al caso vostro ed è più vicina al vostro gusto. E soprattutto è bello far lavorare queste piccole torrefazioni che artigianalmente producono il caffè, sono delle realtà familiari di cui l'Italia è piena e che noi con i nostri acquisti dobbiamo premiare. Detto questo, come sempre vi chiedo un like al canale, se avete piacere che io assaggi i vostri caffè avete la mia mail per i contatti commerciali. Quindi ringrazio Etna Coffee per questo gradito omaggio, se mi capiterà di passare in Sicilia vi contatterò per venire a visitare in azienda e ovviamente mi porterò la mia telecamerina per fare una ripresa, perché mi piace sempre respirare l'aria e il calore che si respira nelle torrefazioni, un qualcosa di veramente unico e soprattutto questo odore incredibile che ti entra dentro, e se sei un appassionato di caffè è veramente una cosa molto piacevole. Quindi vi verrò a trovare se mi capiterà l'occasione in Sicilia. Detto questo, vi chiedo a tutti di lasciarmi un like a questo video, perché come sapete YouTube ha bisogno di like, di iscriversi e di commenti, e ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Come sempre vi farò una recensione oppure testeremo qualche altra miscela di caffè, questo ancora non ve lo posso dire. Vi chiedo di iscrivervi al canale e un saluto alla prossima.